Nuovo appuntamento di Artisti On Air anche per questo sabato. Cara Simona, presento a te e a tutti i nostri telespettatori un artista eclettico, un artista molto molto particolare, un artista vero come lo definisco io, perché non si limita ad essere un personaggio sul palco, ma lo è sempre, sul e fuori dal palco. È un artista veramente molto molto speciale, lo conosciamo da tempo per quanto riguarda Radio Siena e oggi vogliamo presentarlo proprio all'interno di Artisti On Air. Siamo andati a trovarlo all'interno di Rock Factory, dove lui insegna, in una pausa, diciamo così, del suo lavoro con gli allievi di canto, e si è presentato ai nostri microfoni così, Numa Nardoni. Ciao, grazie Valentina, grazie a tutti. Insegno full time come un operaio, 7-8 ore al giorno praticamente. È circa 20 anni che sono nell'ambiente musicale, come hai detto te. Mi occupo sia di musica originale, scrivo, ho avuto tanti progetti a livello di tributi o comunque progetti vari in alcune band, e poi tanti musical. Sono un artista abbastanza, mi definisco camaleontico, nel senso nel bene e nel male. Il fatto che sia un artista bravo o meno, che piaccia o non piaccia, lo devono giudicare gli altri. Però è un dato di fatto che mi sono vestito in maniera diversa e continuo a farlo negli anni. Sono passato dal rock pop, ho fatto metal, ho cantato musica cantatoriale, insomma tantissime cose. E adesso ho preso una pausa dai palchi, che circa l'ultimo concerto che ho fatto è stato all'Hard Rock Café di Firenze il 17 aprile del 2017, quindi sono già quasi 2 anni, per varie vicissitudini ho preso questa pausa per ricaricare un po' le batterie, scrivere uno spettacolo teatrale mio che sto continuando a produrre, e poi collaboro con vari artisti in canzoni diverse. Per esempio ieri l'altro ero a registrare una canzone blues jazz con la canzone di Stefano Barbieri, che poi ho scritto il testo ed ho interpretato, quindi insomma tantissime cose. Sto scrivendo un libro sulla didattica del canto, perché comunque mi ritengo un insegnante che ha il suo modo di vedere. Ho il mio modo di vedere molto singolare in tutto, quindi diciamo è la mia croce e delizia questa. Insomma, tanti progetti e non vedo l'ora di rientrare sul palco e fare tante cose, insomma, vediamo. Sì, è un videoclip particolare, non che si inventi qualcosa di nuovo, però anno scorso, nel 2018, ho tirato fuori una canzone dal titolo La mia più stupida canzone, perché comunque ha un concetto abbastanza ironico e provocatorio anche allo stesso tempo, come piace sempre fare a me, in cui mi sono un po' cimentato anche nella regia, perché comunque è un videoclip che parte con un piccolo cortometraggio che poi va a sfociare appunto nella parte vera e propria musicale. È un videoclip fatto anche con diversi gatti, bellissimi tra l'altro, quindi gli amanti dei gatti anche possono godere di certe immagini buffe. E insomma, non resta altro che vederlo questo videoclip. Vediamo che poi, se poi il futuro mi regalerà e vi regalerà anche delle piccole emozioni filmate Numa Nardoni, insomma, chi mi vuole seguire. E sentiamo perché? Perché se fai rock sei vecchio e non ci piaci.
perché ci fai ridere che mi piace, e non ci piace. Tu puoi aiutarmi. Ci vogliono le palle, ci vuole l'esperienza, ci vuole tanto studio che ti dà più conoscenza. Non rimane più nessuno, le canzoni sono usa e getta, come il guanto del proctologo. Se no si infetta. Il ragazzino di 20 anni che non sa chi è Freddie Mercury, poi mi chiede se ha a che fare con la Fox o con la Century. Sono decenni che esploriamo il mistero della voce, mentre il giudice del talent si commuove per 3 note messe in croce. Ogni giorno nasce un genio e la notte quelli veri aspettano di volare via. Sono quasi da youtuber e anche da poser. Potrei dire tante cose ma le riassumo con un suono che mi tappa la voce. E il sapere di piacere, due lontane in realtà, come un gatto ed un bicchiere, baby. Povero vecchio artista, come fino. Forse fare una pernacchia.
attirare più l'attenzione. Ma la cosa più triste è che lo fai sulla tua più stupida canzone. Thank you.